Buongiorno, conferenza stampa di Terence Davis e Roy Bolter, che è il produttore di Sunset Song. Appena avete finito, vi muovete. Grazie. Bene, per rompere il ghiaccio faccio io la prima domanda, la faccio su Sunset Song, poi naturalmente potete chiedere anche cose su altri film a Terence. So che ci ha messo un mucchio di anni per finalmente materializzare questo progetto, la riduzione cinematografica di questo romanzo. E volevo ci raccontasse un po', magari interviene poi anche Roy, le difficoltà, perché ama tanto questo romanzo e le difficoltà alle quali si sono trovati di fronte. Well, I saw the television adaptation in London in 1971. It was a long time ago. There were 6 episodes. And I waited for every episode. You couldn't record anything those days. And I went out and bought the book. But I was still working as a junior bookkeeper in an accountancy practice. So I just bought it because I loved it. I loved the story. It wasn't until 18 years ago that we tried to get the money together, and it collapsed after 3 years. And then we came together about 4 years ago and got it to the screen. But it's basically taken 18 years. But the reason I've always wanted to do it is because the story is so fantastic. It's absolutely wonderful, and it is an intimate epic. Beh, io sono stato attratto da questo romanzo perché ho seguito il sceneggiato televisivo che veniva trasmesso sulla televisione inglese, la BBC, nel 1971, e quindi mi trovavo a Londra in quel periodo e ogni settimana, la domenica, attendevo con ansia di vedere l'episodio che sarebbe stato trasmesso. In totale erano 6 episodi e a quell'epoca non si potevano registrare i programmi televisivi. Subito ho acquistato il libro, mi è interessato tantissimo, mi è piaciuto e ho cominciato poi a pensare di realizzare un film da questo libro. Io all'epoca, quando ho visto lo sceneggiato televisivo, lavoravo come contabile, come ragioniere. Chi avrebbe mai immaginato che poi avrei fatto un film tratto da questo libro? Comunque nel 18 anni fa ho cominciato ad occuparmi della stesura, del progetto, eccetera, eccetera. Dopo 3 anni ho capito che non sarebbe stato possibile realizzare il film e invece poi 2 anni fa ho visto che finalmente il film sarebbe potuto essere realizzato e ho pensato veramente che questa storia meravigliosa, fantastica, poteva essere portata sul grande schermo e si tratta di una epopea intima. Yeah, in 2008 we made Of Time in the City with Terence, a film we're very proud of, and we asked him what he would like to do next, and we have developed another film called A Quiet Passion. But Terence also wanted to do Sunset Song, which we actually weren't that keen to do because of its history. But we read the script and his passion for the film. I mean, this is a real passion project. So over the last 7 years, we've developed it. And I would like to make one point that Terence is really, and rightly so, lauded for being one of the great directors. But I think his script writing is up there with the best as well. And that is something that is overlooked because of his skills as a director. The Sunset Song script just had to be made.
Sì, nel 2008 quando abbiamo realizzato con Terence of Time and the City, un film di cui siamo davvero molto orgogliosi, gli abbiamo chiesto ma quale sarebbe il prossimo progetto di cui vorresti occuparti, e lui ci ha parlato di Sunset Song. Noi nel frattempo abbiamo realizzato A Quiet Passion e pensavamo che lavorare su questo film Sunset Song forse non sarebbe stata una buona idea, anche a causa della storia in cui del periodo storico in cui è ambientato il film. Comunque abbiamo impiegato 7 anni per sviluppare la storia del film, il progetto, e Terence Davis è stato veramente sempre molto appassionato su questo progetto. E devo dire una cosa su di lui, che non solo è lodato e riceve tantissimi complimenti per il modo in cui dirige e gira i suoi film, ma è stata proprio la sceneggiatura, quindi non è così conosciuto come sceneggiatore quanto come regista, ma la sceneggiatura è quella che ci ha veramente convinti a girare il film, perché lo ha scritta in maniera fantastica. Io ho un'altra curiosità sempre su Sunset Song, poi vi lascio la parola. Come avete pensato a, non so se la pronuncio bene, Agnes Dane, perché è un'attrice che, cioè, ha abbastanza poca esperienza come attrice, è stata una celeberrima modella e credo che canti anche, abbia un piccolo gruppo rock, donna magnifica. Al cinema io mi ricordo che ha fatto, non mi ricordo se era Afrodite, comunque una dea in Clash of the Titans, ed è un bel gesto di fiducia e di coraggio mettere tutto un film con, al, mette un film in mano a un'attrice abbastanza alle prime armi. Lei è bravissima, oltre ad essere splendida. Well, casting is very simple. You know, you either believe the audition or you don't. And when someone comes into a room, you can tell immediately, you just can tell. She was the first person in the room on that Monday. I had no idea she was a model. She gave the best audition. I said, we found her. It was as simple as that. And she is quite extraordinary. She's a quite extraordinary talent. She's completely open and innocent. And I said to her, that's what your performance is. It's completely open. It's completely innocent. And she's a lovely, lovely person as well. It literally is as vague as they do it, you think they're right. Il casting si è svolto in maniera piuttosto semplice, direi. Se ci credi nelle audizioni e nei provini, allora devi dare fiducia ai provini stessi e ti rendi conto immediatamente se un'attrice funziona o meno. Lei è stata la prima attrice che ho provinato quel lunedì mattina e non sapevo che fosse modella, e è arrivata, ha fatto il suo provino, la sua audizione, e l'ho trovata straordinaria. Era assolutamente innocente, aperta, e quindi oltre ad essere una brava attrice, una persona davvero straordinaria, e quindi te ne accorgi nel momento in cui fai un provino se è la persona giusta per interpretare quel ruolo o meno. Domande? Vai tu. Mi è sembrato che la primissima immagine del film dicesse già molte cose sul film. Volevo chiederle se è così, perché vediamo la terra, il campo di grano dorato, e in mezzo al grano si alza questa donna. E la storia del film è lei che deve alzarsi e restare ancorata alla terra. Well, You have to have a strong opening. You have to tell what and who the film is about. And they're actually in a field of barley, which is that lovely, lovely soft brown colour. And I just thought, well, if she's on the farm, she's a person of the earth. That's what she should come from. So you don't know what's there. But that's a very simple filmic device.
you show something that's not there, and then you reveal that it's there. That's just fun. That's just fun. But I just knew that that was the opening shot. You know, that would just go through this. This film. It was quite difficult as well because it was a very large crane, and they are terribly awkward to move. But as the take that we took, we got halfway through the shot, and the wind came. Well, I mean, that's God being kind. And then she just comes out. You now know it's about her. I'm rather proud of that opening shot, I have to say. Beh sì, quando lavori su un film sai che è molto importante avere una scena di apertura molto forte, anche perché devi sapere devi introdurre il personaggio e devi sapere di che cosa andrà a parlare il film. Quello era un campo d'orzo che ha un colore davvero molto caldo, molto, molto forte, e questa persona, il personaggio appunto che si alza dal campo d'orzo è molto legata alla sua fattoria, alla sua terra, e quindi questa scena di apertura ti fa capire cose che non sai ancora, ed è proprio un dispositivo filmico, una cosa che non c'è, tu lo usi e capisci perché con questa scena hai rivelato di che cosa si andrà a parlare nel film. Quindi fin dall'inizio sapevo che avrei aperto con questa scena, quindi era tutto stato preparato con le inquadrature, e mentre giravamo a metà della ripresa poi sono stato benedetto da Dio perché si è alzato il vento e ha aggiunto questa cosa davvero inaspettata, e comunque sono molto molto orgoglioso di questa scena quando lei appunto si alza dal campo. Domande? Anche su... Ok, prima la signora... Okay. Daniela del blog del DAMS. Innanzitutto volevo fare i complimenti perché ho visto il film e l'ho trovato straordinario, anche se non è comunque brevissimo, riesce a mantenere comunque un'attenzione, un pathos fino alla fine. Volevo chiedere come mai è così legato a questa storia, quali suggestioni ha intravisto che l'hanno appunto portata a lavorare per così tanti anni a questo progetto. Grazie. It's very simple. I loved the book, and when you love something, you never forget it. Never thought that I'd ever be able to do it, but I love it. Like Jane Eyre, I love Jane Eyre. For the same reason as my first novel when I was 15 that I read and fell in love with it. I just fell in love with the story and its epic quality, and its humanity. That's what is so moving, that at the end of a film, this girl has gone through a great many changes. She's only 14 when it begins. She's only 21 when she becomes a widow. But that journey is huge. I just love the book. Beh, la suggestione principale me l'ha fornita proprio il romanzo. Quando l'ho letto è stata una scintilla che è scoccata, quindi la risposta è davvero molto semplice. È un libro che è rimasto sempre dentro di me, è un libro indimenticabile, un romanzo che appunto ho amato immediatamente. È lo stesso amore che ho provato anche leggendo Jane Eyre, un romanzo indimenticabile perché è il primo che ho letto quando avevo 15 anni, e quindi sono quelle cose che ti rimangono dentro, e sono entrambi romanzi che hanno un'epica, un'epopea che raccontano, e hanno un'umanità molto forte, molto presente, ed è molto commovente poiché in questo romanzo, come anche nel mio film, vieni ad avere una sensazione di empatia, di grande commozione per questa ragazza che all'inizio del film ha 14 anni, alla fine del film ne ha 21, che però è cambiata moltissimo, ha intrapreso questo viaggio di cambiamento. C'era una domanda lì. No, Cristina Cocco, Movies Magazine. Io invece volevo sapere come è avvenuta la sua trasformazione dal testo teatrale alla sceneggiatura di The Deep Blue Sea, e come sono entrati a farne parte due icone comunque come Rachel Weisz e Tom Hiddleston. Drama of Deep Blue Sea from theater.
Allora, come ha selezionato le due attrici? Perché non si è sentito. How did the two star enter in the come film of the Deep Blue Sea, the two great stars? Well, it's very vague. I just chose them because they were the best ones. And you have to, but what you have to do when you've cast someone, whoever they are, you have to believe in them completely. And I believe in my cast completely. I believe in the crew completely. I just do, because they are artists in their own right. But as I say, it's not complicated. I mean, it's not Freudian. It's just simple. These are the best people who can do it. And once we start shooting, I say, don't act. I don't want any acting. It's much more difficult. Because there's an awful lot of acting going on in films now, particularly British films. Really dull, and you just want them to stop doing it. I never had that problem, except in The Threshing Dinner, The Three Men. It took a long time, that shot, and three of them started to act. And I went up, I said, could you stop acting? Terribly sorry, we won't do it again. But the Deep Blue Sea was intense in a different sort of way, you know. I mean, I grew up in the 50s. I knew what Britain looked like in the 50s. And when you see it on television, they always get it wrong. You saw no primary colour at all in Britain. The only primary colour you saw were these little labels, which were red and blue and green, which you cut out at school and made figures into. But you saw no primary colour. And you see people with all sorts of things. Well, what are they doing? It wasn't like that, you know. And they all look as though they've stepped from wardrobe, which is, that's the other thing. They have to, I say to the costume designer, they've got to look as though they wear them. You know, I don't want them pristine all the time. Because you love something, like The Deep Blue Sea, like Sunset Song, a lot of it is instinct. But you've got to leave enough open for someone to improvise and do something that you hadn't thought about. And when that happens, that's really thrilling, because you think, God, I would never have thought of that. Isn't that clever? That gives me so much joy. Beh, rispetto alle due attrici, io le ho selezionate perché erano le migliori che avrebbero potuto interpretare quei ruoli. Io lavoro sempre in questo modo. Quando seleziono qualcuno all'interno dei miei cast, lo faccio perché credo profondamente in loro, nella loro professionalità e nella loro capacità di interpretare il ruolo che ho selezionato per loro. E è un atto di fiducia grandissimo sia per il cast, ma che ho anche nei confronti della troupe, perché tutti loro sono dei grandi artisti, e quindi non c'è niente di freudiano in tutto questo, è semplicemente un modo di avere fiducia nelle persone che lavorano con te. E la cosa che io faccio sempre quando inizio le riprese, dico ai miei attori, per favore non recitate, non dovete assolutamente recitare quando inizio a riprendere le quadrature, dovete semplicemente essere quel ruolo, perché non si deve recitare, altrimenti succede come nel cinema inglese attuale, contemporaneo, che è assolutamente noioso, dove appunto invece gli attori recitano. E mi sono trovato su Sunset Song in una scena dove eravamo in un campo e stavamo facendo la trebbiatura, e mi sono accorto che quegli attori stavano recitando, e allora li ho fermati subito, ho detto no, non dovete recitare, e a quel punto loro mi hanno chiesto scusa e abbiamo ricominciato. E rispetto a Deep Blue Sea, è stato un processo molto naturale. Quel film mi apparteneva, io sono cresciuto negli anni 50 nel Regno Unito, e quindi so benissimo qual era e com'era il Regno Unito in quel periodo. Intanto, per cominciare, non c'erano colori primi nel Regno Unito in quell'epoca.
all'epoca, solo le etichette e la carta che veniva utilizzata a scuola, che tu ritagliavi per fare delle figurine, i rossi, i blu e i verdi, erano colori primi, altrimenti non c'erano colori primi. E un'altra cosa che a me interessa assolutamente quando lavoro sul set è che anche i costumi vengano seguiti molto bene, devono sembrare di quell'epoca, ma poi devono sembrare assolutamente usati e non impeccabili, non devono essere nuovi, perché questo ancora una volta mi permette di avere il look dell'epoca. E come per Sunset Song, anche per Deep Blue Sea è un amore che è scoccato, è un istinto che si prova, e quindi nel momento in cui ho lavorato su entrambi questi film i miei attori recitano, ma io sono aperto affinché possa succedere qualsiasi cosa, e se improvvisano a quel punto accetto con grande apertura appunto le novità che vengono portate sul set e dico: caspita, questa sì che è stata una cosa intelligente, mi riempie di gioia. And the important thing as well, texture behind the actors in any of the mise-en-scene, texture really, you feel it, you don't see it, but you feel it. Texture is really important. E poi la texture, il materiale degli attori stessi è una cosa molto importante, tanto quanto è importante per la messa in scena. Questa è la cosa più importante, la devi sentire. Prego. C'era prima Sandro. Ok. Ok. Lucius. Buongiorno, sono Sandro Avanzo, Radio Popolare. Volevo un'informazione relativa alla musica di Sunset Song. Lei solitamente rende preziosi i suoi film con una tessitura di colonna sonora assolutamente straordinaria. Questa volta invece in qualche maniera ha fatto un passo indietro e ha proposto la parte musicale soltanto là dove viene davvero cantata e viene, nasce all'interno della scena che lei va a riprendere. Volevo capire il perché di questa scelta e perché in qualche modo ha rinunciato a farci felici con ulteriori colonne sonore. Anche negli altri però, scusa Sandro, andava, almeno i primi due va sul canto spesso. Cioè sono live. Well, the point of music is it has to be natural to whatever scene it is. These are farmers that would very rarely hear music. They would very rarely sing, except weddings and baptisms, things like that. The content always dictates form. It will tell you where it wants music. And it's quite sparse in Sunset Song, but that's what it should be. That's exactly what it should be. Whereas in Deep Blue Sea, it was much, much more romantic. But you have to be very, very careful with music. Because either it's telling you what you ought to feel, which is wrong. What it should do is deepen your response to what you look at and never promote it. But as always, there's an exception to the rule. And the exception to the rule is Bernard Herrmann's score for Psycho. That sets the tone. Nothing else. And you never forget it. But where a lot of music is used, a lot of it's superfluous. You know, it's just not necessary. What's important is to look at the image and to explore the ambiguity between one image and another, because the ambiguity lies in the cut. That's where it lies. So you have to be very, very careful. And when it's very sparse and then someone does sing, it has much more power. In the book she doesn't sing Flowers of the Forest, but I put that there deliberately because at the end we hear the Flowers of the Forest sung in the Aberdeen dialect. And it just gives you the seed for the song. And you don't need to understand the Doric,
you listen to that music and you know what's being said. And it was like the first time I ever heard German Lieder. I heard Schubert in the Hurdy-Gurdy Man and Nacht und Träume. I don't speak German, but you knew exactly what the composer was telling you. Music has that power, but you've got to use it sparsely. Beh, ovviamente nel mio film la musica è presente in maniera naturale ed è così che deve essere. Il mio film è ambientato fra i contadini scozzesi e raramente veniva utilizzata la musica, veniva ascoltata la musica. Si cantava o si suonava la musica quando c'erano dei battesimi oppure dei matrimoni e non in altre situazioni. Quindi bisogna sempre ricordarsi che è il contenuto che detta la forma e non il contrario. Quindi nel film la musica è davvero utilizzata in maniera molto rara, qui e là. È diversa la situazione di Deep Blue Sea, perché lì il film aveva un tocco molto più romantico. Bisogna sempre essere molto attenti quando si lavora con la musica, perché bisogna approfondire le risposte che le immagini ci forniscono, mai provocarle, eccetto un'unica eccezione, quella di Psycho. Allora lì la musica può avere un ruolo diverso. E molto spesso infatti la musica viene utilizzata in maniera superflua. Io non la vedo in questo modo. Bisogna guardare l'immagine, così che il cinema deve essere fatto, e bisogna collocarci l'ambiguità, e l'ambiguità sta nel taglio che si dà alla scena con il montaggio. Quindi bisogna appunto essere molto attenti, e se non c'è musica all'interno del film, quando finalmente la si canta diventa veramente molto potente. E Flower of the Forest, che è presente alla fine del film, viene cantata nel dialetto della zona di Aberdeen, e l'importante è ascoltare quella musica, anche se non capisci, bene o male riesci a capire ugualmente, perché la potenza di quella musica è talmente forte che è come con Schubert: pur io non capendo il tedesco, riesci a capire esattamente a che cosa si riferisce il senso. C'era una domanda lì. Could you please translate my question? Sure. If we're Italian. I'm watching the film last night, I was tremendously anxious. I felt anxiety through the whole first part of the film because I was sure that there'd be some accident on the farm, aside from the death of her mother and the death of her father, that the night of the storm there would be an accident with the horses or that her beautiful husband. It was so very beautiful that I couldn't imagine it lasting without being crushed somehow in some accident. And then it was the war that blew everything away, and the war that crushed the sunny optimism of everyone in our world, which was, for me, not knowing the source material, a great and sweet surprise that that was what it was about. And I'm wondering how audiences today know the source material and know the film to be about war, and how much you were thinking through that way of keeping that as a surprise, in some sense, from the viewers of your film, even though they might know the source material. Dice, io quando ho iniziato ero seduto al cinema e ho visto il film, sapevo che dovevo provare dell'ansia, la provavo questa ansia, perché sapevo che prima o poi sarebbe successo qualcosa, ci sarebbe stato un incidente in quella fattoria, e infatti muore la mamma, dopodiché muore il padre, ma c'è un altro grave evento che va a toccarci profondamente nel corso del film, cioè quel bellissimo episodio del temporale in cui devono recuperare i cavalli, e poi ancora altra ansia perché scoppia la guerra. Anche questo è un evento che io non mi aspettavo, probabilmente perché, non conoscendo il materiale di origine da cui è tratto il film, non sapevo che ci sarebbe stata questa svolta. Quindi sono state tutta una serie di sorprese. Well, actually it's not about war, I don't think at all. It's not about war, I don't think. It's about something much more interesting than that, although that conflict was dreadful. I mean, every single city
town, village, hamlet in Britain had lost people everywhere. It was a huge, had a huge impact on our country. But the film, and I think the book, is about the nature of stoicism and forgiving. She understands that she has to forgive the past in order to be free of it and not despair. It's about that, as well as her journey from 14 to 21, becoming not only a mother and a widow, but also a symbol for Scotland. The war happens as everything else in their lives happens, something as far away. You didn't know what to do, which is why she says, no, should I go to France? Should I go to France? That's just one of the things that are in the film, which over which no country had any control. You know, the casualty figures are astonishing. In the first hour of the Somme, 53,000 were killed or injured. At the end of the Somme, the combined dead of both sides was 1 million. We just cannot imagine that. That's why when he goes to train and comes back, he's terrified. He changes because he's absolutely terrified. But his redemption is not by being killed as a coward, but by saying to Chase Strachan, you know, don't tell her how it happened, not for my dear Chris. And he reaches redemption by that. And we can't not forgive him, because she does, and she forgives all suffering. That's why I think the novel is so great. Sì, infatti nel film scoppia la guerra, ma non si tratta di un film che deve parlare della guerra e non soltanto di quella, pur essendo stato un evento davvero tragico nel Regno Unito. I villaggi, le città veramente sono stati distrutti dalla guerra e tantissime sono state le vittime sofferte dal nostro paese. Credo che invece il mio film e anche il libro affronti più l'argomento dello stoicismo, dell'importanza del perdono, perché Chris capisce che deve perdonare quello che è successo nel passato e non deve indulgere nella disperazione, deve avere speranza. Lei nel corso del film passa dai 14 anni in cui la conosciamo fino a 21 anni di età, e da studentessa diventa madre, poi diventa vedova e diventa addirittura il simbolo della Scozia. E nel corso della guerra, lì in campagna dove viveva, non sapeva esattamente quello che succedeva durante il conflitto, ed è per questo che lei dice nel film, ma come devi andare in Francia, come? E in quella giornata in Francia al fronte ci sono stati solo il primo giorno 53.000 morti da parte inglese e 1 milione di vittime da entrambe le parti. E quindi quello che vediamo nel personaggio del marito, lui è terrorizzato da quello che ha visto sul fronte quando torna, ed è per questo che è così diverso, è così cambiato come persona. Però ciò nonostante ha la sua redenzione, non perché viene ucciso come disertore, bensì perché dice all'amico, dille che volevo rivederla, volevo rivedere Chris, e quindi non siamo noi a perdonare quello che ha fatto, ma è lei, ed è questa la forza del film e soprattutto del romanzo. Vuoi Fornara vuol fare l'ultima domanda. è sulla figura del padre, di Peter Mullen, che si ricollega secondo me come padre violento al padre di Distant Voices. E c'è un momento in un film così classico, così disteso, che ama raccontare, un momento con un'ellissi brutale, quando il padre violenta la moglie e le dice "You'll have a baby", e poi di colpo si interrompe quel suono e ci sono le doglie del parto per la moglie.
you interrupt, you cut there, and you hear the labor. Well, it's in the book. It's in the book. but what was interesting was Peter Mullin, yeah, who played the father. He brought to it much more warmth than I had in my mind when I wrote it. And what he does, he uses the lower register of his voice, which is very soft and tender. And I didn't see that tenderness at all when I wrote it. And that was made a huge difference, because it shows that, you know, he has a tender side, but if he is not obeyed, then he becomes brutal. And he doesn't see that as wrong at all, beating his children. And a lot of working class men were like that. My father was one like that. And usually those sorts of men, if the first child is a boy, they really, really resent it, and they never forgive it. But that the way he behaved is in the book. It's absolutely in the book. Questa scena è esattamente così anche nel libro, quindi non ho aggiunto alcunché, però devo dire che l'attore Peter Mullen ha aggiunto moltissimo in termini di calore e di empatia a questo personaggio. Io quando ho scritto la sceneggiatura non l'avevo scritta, il personaggio del padre non lo avevo scritto con questi toni anche più caldi. Peter Mullen ha utilizzato un registro di voce molto più basso e quindi questo ci ha permesso anche di cogliere questi lati nella sua recitazione che hanno trasmesso più calore ed empatia al personaggio, e ha fatto la differenza effettivamente, perché il padre ha un lato più tenero, più dolce, più affettuoso, diventa brutale soltanto nel momento in cui non viene ubbidito dai suoi figli. Ed è una cosa che succedeva moltissimo nelle famiglie working class da cui provengo. Anche mio padre era così. Se non lo si ubbidiva, a quel punto diventava una persona violenta. Bene, grazie a Terence Davis, Roy Bolter, grazie a tutti. Vi ricordo, se